Ciao a tutti e bentornati in un altro video. Un paio di voi mi hanno chiesto in qualche video precedente di parlare dell'argomento e non ho potuto dire di no, quindi eccoci qua a parlare di coil splitting per pickup. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale e lasciarmi un like su questo video in modo tale che aiuterà altri utenti a raggiungermi e crescere il canale. Quando ho parlato di pickup in generale, abbiamo parlato dell'humbucker. Il riassuntone che ci interessa è che l'humbucker è composto da due bobine di rame con magneti. Questo ci aiuta ad avere un suono più silenzioso, quindi non ci saranno questi hum e buzz in giro per la nostra chitarra, e soprattutto avremo un output maggiore per la nostra chitarra. La maggior parte di questi pickup ha anche quattro cavi conduttori, uno per l'inizio e per la fine di ogni bobina. In più troverete anche che ci sarà un filo di metallo sparso così, quello non è altro che il nostro ground o messa a terra che andrà nella calotta del nostro potenziometro normalmente. Questo ci permette di fare tantissime cose con questo pickup. Una di quelle è il coil splitting. Ed è subito giorno. Mi sono scordato di dire che tutte le compagnie di solito che producono i pickup utilizzano colori diversi per identificare i propri cavi, quindi il cavo bianco della Seymour Duncan potrebbe essere il cavo nero nel pickup della Di Marzio. Per l'esempio di oggi utilizzerò i colori dei cavi della Seymour Duncan, giusto per darvi un riferimento. Il coil splitting non è altro che la capacità di un pickup di isolare una delle due bobine dandoci un suono molto più simile a quello di un single coil, quindi una Stratocaster o una Telecaster. Ho detto simile, non uguale, mi raccomando, non fraintendiamoci. Il suono di un humbucker splittato non sarà mai identico, possiamo andarci vicino però. Questo è molto utile quando andiamo a fare dei live, non dobbiamo portarci una chitarra Stratocaster e una Les Paul, possiamo portarci direttamente una chitarra con humbucker splittabili che fa il lavoro di entrambe. È anche utile in una situazione per registrare in uno studio o a casa nostra, ovviamente se avete una Stratocaster e una chitarra con humbucker, meglio così. Per attivare il coil split dovremo installare nella nostra chitarra un interruttore di qualsiasi tipo che praticamente andrà ad isolare una delle nostre due bobine. Per isolare una delle due bobine avremo bisogno di un interruttore che vada a connettere quella bobina al ground quando lo desideriamo. In alternativa, uno strumento molto più utile secondo me è il potenziometro push-pull, che combina il potenziometro, quindi possiamo utilizzarlo sia come tono o volume normalmente, e tirando la nostra manopola andremo a splittare uno dei due segnali. Salute! Nell'esempio della mia PRS questo potenziometro è splittabile. Quando è in basso sentirò il humbucker pieno e quando tirerò su il meccanismo avrò un suono di single coil o comunque un humbucker splittato. Questa chitarra invece è diversa. Questo è un interruttore tre vie, spento, acceso, spento, che mi permette di splittare l'humbucker in tre modi. Se lo metto al centro avrò l'humbucker pieno, se invece lo sposto a una delle due vie mi isolerà una delle due bobine, quindi avrò praticamente 9 suoni con questa chitarra, quando invece con la PRS di prima ne ho soltanto 6, solo. Si fa per dire. Siccome ho due in disegno, giusto per darvi un'idea, è fatto così.
In futuro farò un video su questa chitarra, anche perché non è una PRS, è una chitarra di marca, è una chitarra di liuteria italiana che adoro, è la mia preferita della mia collezione. Il video non è finito qua, ci sono altre cose di cui dobbiamo tenere conto. La prima è il coil tapping, sono sicuro che alcuni di voi l'avranno sentito dire. Praticamente il coil tapping è una cosa un po' diversa. L'unica maniera che possiamo avere un coil tapping è quando la compagnia di produzione del pickup ce lo fa possibile. Come abbiamo detto in precedenza, i pickup hanno dei fili di rame attorno a se stessi. Più giri abbiamo, più output avremo nel nostro pickup. Adesso immaginiamoci che a metà strada ci fermiamo e teniamo un terminale da una parte. Poi prenderemo un altro terminale e continueremo a girare per un altro 2-3.000 giri. Ora in questa maniera abbiamo un coil tapping, quindi con il nostro interruttore potremo decidere se azionare più o meno giri nella nostra bobina, quindi avendo un output più basso, un pochino più vintage diciamo, o più alto, quindi moderno. Spesso e volentieri il coil tapping è anche confuso con il coil splitting, quindi attenzione a non confondere le due cose. Altre due cose che possiamo fare con il nostro humbucker, con i quattro conduttori e il nostro interruttore o il push pull, sono mettere il pickup in fase e fuori fase, o mettere il nostro pickup in serie o parallelo. Cos'altro devo dire? Quando attiveremo i nostri pickup fuori fase, avremo un suono un pochino più sottile, un pochino più leggero, perché le due frequenze dei due pickup praticamente si andranno ad annullare a vicenda. Di solito gli humbucker sono in serie, quindi i due output, i due suoni si mischiano assieme dando un suono più forte. Quando andiamo a sentire un humbucker in parallelo invece è come se sentissimo due pickup nello stesso momento. Non ho chitarre che hanno queste possibilità tra serie parallelo, fase fuori fase, quindi purtroppo non ce li ho. Se siete interessati ad avere tutti questi tipi di suoni, la chitarra che fa per voi è la mitica Les Paul di Jimmy Page, che ha sia il coil splitting, fase fuori fase e in serie parallelo. Per oggi è tutto, spero che questo video vi sia rimasto utile. Mi raccomando, se avete altre domande lasciatemele nei commenti, sarei molto molto contento di vederle e di cercare di rispondere in qualche maniera. E ci vediamo in un altro video. Ciao!